Buongiorno a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, il video di oggi sarà di nuovo un altro vlog e in questo momento mi vedete in aeroporto, quindi praticamente comincio il nuovo vlog esattamente nello stesso punto in cui ho finito il vlog precedente. Sono in aeroporto, ma non sono nel solito aeroporto da cui parto per tornare in Italia, perché non torno in Italia, sto andando a Riyadh per motivazioni, insomma, che vi spiegherò poi più avanti. Insomma, devo andare a fare un po' di faccende e cose, diciamo, per il mio futuro, mettiamola così, e poi vi spiegherò nei dettagli quando sarà il momento, ecco. Comunque sto partendo e sono stracontenta perché ve l'ho accennato nel vlog precedente. Praticamente ho trovato la Jarir Bookstore, che è un negozio abbastanza grosso che c'è qua a Jeddah ed è l'unico praticamente in cui si possono trovare dei libri, chiaramente in inglese. Si trovano tantissimi libri, cioè tanti libri in arabo, qualcuno in inglese, e io mi sono comprata finalmente il cartaceo di questo. Ci tenevo ad averlo perché mi è piaciuto tanto, non l'ho ancora finito tra l'altro, quindi me lo finirò di leggere in cartaceo, anche perché se mi conoscete, comunque probabilmente ve l'ho già detto, non amo particolarmente i libri tipo il Kindle, l'odio proprio, il Kindle non mi piace, mi piace proprio leggere sul cartaceo, non c'è niente da fare. E mi sono presa due libri, quindi sono stracontenta di questo shopping. Ho preso appunto Atomic Habits e un altro che forse vi ho mostrato alla fine dell'ultimo vlog, ve lo faccio vedere magari stasera quando arrivo a Riyadh. E niente, quindi diciamo che questo è il mio look da aeroporto, jeans, scarpe da ginnastica, lo stesso look praticamente che avevo nell'ultima parte dell'ultimo vlog, e poi ho messo su questa giacchettina semplicemente perché in aeroporto fa un po' freschino. Tra l'altro non ero mai stata nella parte, diciamo, dell'aeroporto di Jeddah, che è la parte, diciamo, domestica, quindi per i voli interni. Ha tutto questo giardino interno che è super carino. E niente, ha dei negozietti tra l'altro anche carini. Adesso, siccome io sono in anticipo di tipo 2 ore sul volo, praticamente adesso volevo farmi un giretto per i negozietti che ci sono qua. Scusate, mi stavo girando la fotocamera. Volevo farmi un giretto qua nei negozietti e poi vi porterò a Riyadh con me. Tra l'altro è la mia prima volta a Riyadh, quindi non so, non sono là soltanto per, diciamo, vacanza, sono là per fare delle cose che poi appunto ve ne parlerò più avanti. E quindi niente, fondamentalmente riesco, mentre sono a Riyadh, vi faccio, vi porto un po' con me. Tra l'altro devo tornarci 2 volte a Riyadh, quindi oggi sono a Riyadh, domani sera torno a oggi parto per Riyadh, domani sarò a Riyadh, faccio le cose che devo fare, se riesco magari faccio anche un giro per Riyadh che non sono mai stata, e poi alla sera rientro a Khoust, lavoro domenica, e poi martedì mattina riparto per Riyadh e ritorno poi alla sera di nuovo a Khoust. Quindi sarà un po' una settimana complicata, anche perché tenete conto che il 14 e il 15 c'è la festa del commencement, che tra l'altro non credo potrò proprio vloggare in quel contesto, ma vi farò vedere almeno il mio outfit eccetera. E poi che altro ho? Ah sì, e poi il 16 ritorno in Italia, quindi questa settimana sarà abbastanza di viaggio, abbastanza intensa. Devo fare l'archiviazione della tesi, che devo fare domenica quando rientro. Una volta fatta l'archiviazione della tesi, ho queste faccende da sbrigare a Riyadh e niente, e poi semplicemente se rientro in Italia comincerò finalmente i veri e propri vlogmas, perché sapete che i miei vlog qui in Arabia non sono mai veri e propri vlogmas, perché non c'è niente di natalizio qua, il Natale non c'è, quindi c'è ben poco, giusto quelle cose a casa. Tra l'altro rimarrò in arretrato di alcune caselle del calendario dell'avvento, perché ovviamente domani non potrò aprirlo, non potrò aprirlo neanche lunedì, e quindi cercherò poi di recuperare in un altro momento durante questo video. Niente, io tra l'altro non vedo l'ora di essere sull'aereo, perché sto letteralmente, ho un filo di mal di testa, proprio voglia di dormire, quindi non vedo l'ora di essere sull'aereo così da potermi proprio addormentare secca. E niente, quindi ci vediamo dopo, adesso vado a farmi un giretto per negozietti, magari vi faccio vedere cosa c'è. Buonasera, allora sono appena arrivata nella stanza, vediamo se riesco ad accendere qualche altra luce. O queste sono soltanto le luci, non lo so, vabbè, poi lo scopriremo. Allora, mi hanno fatto l'upgrade dalla stanza che avevo prenotato, perché l'albergo è fully booked, non so cosa abbiano fatto, hanno fatto qualche, penso, disagio su Booking nella prenotazione, quindi praticamente mi hanno fatto l'upgrade, quindi anziché darmi la stanza che avevo prenotato, mi hanno dato la suite, che è, ragazzi, enorme, non capisco perché sia così grossa, adesso vi faccio vedere com'è. Allora, ho fatto una cavolata enorme, mi è appena morta la fotocamera. Il problema è che ho una batteria, non so per quale motivo, questa batteria qua non mi segna quando è scarica, e quindi niente, dovrò continuare il mio vlog con il telefono, quindi in questi giorni vloggerò col telefono, cioè almeno oggi vloggerò con il telefono e domani, e niente, quindi la qualità del video sarà un po' diversa rispetto a quella con la videocamera. Preferisco di solito vloggare con la videocamera rispetto al telefono, però va così, quindi ci accontenteremo di quello che viene fuori. E niente, quindi adesso la mia serata sarà cambiarmi, farmi la doccia e mi metto, non so neanche io se mettermi nel salottino di là, leggere un po' e poi spostarmi nel letto oppure no, vediamo. Allora,
Allora, praticamente quando entrate avete tre porte. Una di qua, una qui e una qua. Allora, praticamente questo è il bagno, ve lo faccio vedere per primo. Che vabbè, niente di che, qua i bagni sono sempre molto, molto semplici, molto spartani, diciamo. Anche se la doccia in realtà me l'aspettavo molto peggio, di solito sono molto peggio. Questa è molto carina. Poi, di qua c'è la camera. Questa è la mia camera da letto, quindi ho il letto matrimoniale, decisamente grosso. Poi ho uno specchio qua. Qua c'è l'armadio. Qua c'è una zona tipo per farmi il tè caldo, queste cose qua. Qua c'è la zona per appoggiare la valigia. E qua c'è anche tra l'altro una scrivania. Non so cosa ci sia fuori perché non ho ben presente in che zona siamo. Quindi poi non so neanche cosa si vedrà da qui. Questa qua è una delle, diciamo, vie principali, che si chiama King Abdullah Road, mi sembra, una roba di questo genere. E, una via abbastanza grossa e dovrebbe essere sulla stessa via del, diciamo, dei posti dove devo andare domani, quindi dovrebbe essere comodo. Poi torniamo di là, vi faccio vedere di qua l'altra stanzetta, perché qua spesso le camere d'albergo hanno una sorta di salotto, quindi di qua io ho anche un salotto personale con televisore, proprio il salottino col divanetto, quindi se stasera voglio mettermi a leggere per andare a dormire, qua ho tutto lo spazio. Qua volendo posso anche farmi un po' d'allenamento se voglio, cioè mi posso mettere ad allenare senza problemi per qua. E niente, di qua c'è la stessa vista, qua c'è un altro televisore, un piccolo salottino anche qua. E di qua c'è più o meno la stessa vista, credo che dall'altra parte, ah no, di qua è un pochino più disastrata perché qua c'è un, vedete questa via che non è proprio un granché, comunque di là è la strada principale. Niente, allora adesso mi cambio, mi metto direttamente in pigiama, in realtà tenete conto che ho saltato cena perché oggi a pranzo ho mangiato tantissimo, quindi mi sa che per prima di andare a dormire mi farò tipo un tè, una cosa molto, molto semplice, bevo un po' e poi domani mattina farò colazione, credo. Non so ancora perché mi hanno consigliato dei posti per andare a far colazione, però non so se ho voglia di andare a far colazione in giro, perché comunque per spostarmi devo prendere un taxi, comunque i taxi ci mettono sempre un po' e in più costano comunque anche cari, quindi adesso devo valutare se ho voglia di girare oppure no, se no c'è anche la possibilità di far colazione sotto in albergo. E niente, quindi la mia serata comincia qua, finirò di leggere il libro Atomic Habits. Allora, eccomi qua, buongiorno, scusatemi, non ho ancora parlato con nessuno, quindi la mia voce è un po' dall'oltretomba. Comunque mi sono truccata, sistemata e faccio vedere velocemente il mio outfit per la giornata. Indosso questo blazer di Zara che è uno dei miei preferiti in realtà come forma, è proprio veramente carino. Poi sotto ho una t-shirt anche questa di Zara, la cinturina questa qua di Celine, questi jeans sono anche questi, non mi ricordo se sono Mango o Zara questi jeans, e poi ballerine che avevo preso in Spagna, Palma, e poi la mia Celine. Quindi questo è l'outfit che utilizzerò oggi per andare a fare un po' di queste commissioni, diciamo, che ho da fare in questo periodo. E niente, adesso scendiamo e andiamo a far colazione. Penso di andare da Paul perché ho scoperto che c'è un centro commerciale qua vicino e praticamente proprio a un chilometro di distanza, quindi penso prenderò un taxi per arrivarci più velocemente, farò colazione lì, ed è tra l'altro nella direzione in cui devo andare per fare queste commissioni che devo fare, e quindi è perfetto. Mi stavo dimenticando di farvi vedere i miei orecchini. Questi orecchini sono quelli, gli ultimi, che vi ho fatto vedere nell'ultimo vlog di Anna Luisa, e ho anche il bracciale, aspettate che non so come fare, Michael, perché sono abituata con la fotocamera e non col telefono. Comunque questo è il bracciale, questo rigido, gli altri sono i miei soliti, non hanno, alcuni non hanno brand, e niente, questo qua rigido dorato è anche questo di Anna Luisa. Adesso devo infilare ancora in valigia questa giacca che me la stavo per dimenticare, e niente, adesso poi scappiamo. Visto che ci sono e sono un po' in anticipo, sto facendo un giretto da Zara a vedere le novità che ci sono qui. Penso che ci sia più o meno tutta la collezione qua, perché qui a Riyadh fa un pochino più fresco rispetto a quanto non faccia a Jeddah, e quindi penso che abbiano più o meno tutta la collezione. Tra l'altro è mattina presto, di sabato mattina, la gente qua di solito dorme fino a tardi, quindi non c'è nessuno, sono io e le commesse. Missione fallita da Zara, ma missione fallita anche da Mango. Non c'è niente neanche qua, che c'è, sto cercando. Ho appena scoperto che qua c'è Magnolia Bakery. Non lo sapevo. Buon pomeriggio. Allora, io sono stata abbandonata dal collega di Andrea che mi ha portato in giro per tutto il giorno, tanto che mi siamo anche offerto pranzo. Siamo andati a fare le commissioni che dovevo fare e adesso sono al Kingdom Tower, mi sembra che si chiami. È un mall a tre piani che c'è qua, molto grosso, a Riyadh. E adesso entro perché c'è la possibilità di salire su questo grattacielo che sarebbe il Four Seasons.
è un po' una storia tipo il Burj Khalifa, diciamo, in, a Dubai. Praticamente si sale su e si vede tutta Riyadh, quindi adesso magari salgo sopra e vado a vedere, e anche perché devo ammazzare il tempo fino alle 21, quindi diciamo che perché 21 ho l'aereo, voglio arrivare in aeroporto magari, non so, un paio d'ore d'anticipo, ma giusto per, e niente, adesso entriamo nel mall. Questo mall è completamente diverso rispetto a quelli che abbiamo noi a Jeddah, questo ha tutti i marchi anche super sopra, Fendi e quant'altro, e ha 3 piani, molto grosso. Allora, questo mall è veramente più grosso rispetto a quelli che abbiamo noi a Jeddah, veramente gigante, e 3 piani di mall. Adesso devo trovare l'accesso per entrare nel Four Seasons, per salire su in punta all'edificio, però nel frattempo faccio magari anche 2 passi per vedere, non so, qualche novità. È da un po' di tempo che non faccio giri per negozi di lusso, quindi magari mi faccio anche un giro lì. Allora, mi sono fatta un giretto dentro, anche se in realtà non avevo niente da comprare perché non mi serviva nulla. L'unica cosa che ho trovato e che volevo tanto erano un paio di shorts da Alo, che ho trovato tra l'altro in scontati, perché non so perché era tutto scontato da Alo Yoga, e quindi li ho presi perché li cercavo proprio, però in realtà non mi serviva niente di che, quindi ho fatto soltanto 2 passi giusto per non stare in giro a non sapere cosa fare, e adesso vado, mi prendo un Uber e vado, devo tornare in albergo, ah sì, perché mi sono dimenticata il libro, quello che stavo leggendo, Atomic Habits, l'ho dimenticato in albergo, quindi adesso devo tornare in albergo, recuperare il libro e poi riprendere l'Uber e andare in aeroporto, perché diciamo che la mia prossima tappa qui sarà proprio l'aeroporto, e niente, quindi adesso me ne vado, chiudo questo capitolo Riyadh per questo weekend, e niente, ci vediamo dopo in aeroporto. Allora, in questo momento sono in aeroporto, sto per ripartire per Jeddah. È stata una giornata abbastanza pesante, sono distrutta e tra l'altro hanno ritardato il mio aereo di 40 minuti, quindi sono qua in aeroporto, adesso finirò, scusate, c'è un annuncio, finirò, penso, il libro che stavo leggendo, adesso poi comincerò anche l'altro, metterò in un angolino, magari mi guardo anche un film, adesso vediamo, perché è tipo 3 ore e mezza da aspettare. Buongiorno a tutte, allora scusatemi, mi sono letteralmente appena svegliata, sono rientrata ieri notte da Riyadh e vi giuro sono tornata, sono andata a dormire più o meno alle 3:30 di mattina, quindi sono leggermente rintronata e scusatemi, c'è il gatto che di sottofondo come al solito miagola, e niente, adesso scendiamo sotto, andiamo a aprire le caselle del calendario dell'avvento che ci mancavano, e poi voglio farvi vedere cosa ho comprato a Riyadh, perché ho preso delle cosine, voglio farvi vedere non soltanto le cose che ho preso a Riyadh ma anche quelle che ho preso a Jeddah nello scorso weekend, così faccio anche un piccolo haul in questo video. Allora, scusate, mi farò questo haul in pigiama e completamente struccata, così almeno mi levo queste cose che devo far vedere. Allora, partiamo dalla prima cosa, che sarebbe il pacchettino questo qua di Alo Yoga. Allora, cercavo questi shorts da un po' di tempo, mi ispiravano, ho visti ovunque sui social, nella diciamo community di quelle che sono considerate le runner le influencer, come possiamo chiamare? Runner influencer? Insomma, questi qua sono gli shorts che volevo prendere già un po' di tempo. Sono molto carini perché sono tipo un pochino aperti qua di lato, e dietro hanno questa sorta di non so come chiamarlo, frangetta, non lo so, una sorta di peplum, non lo so. Comunque sono questi shorts che tra l'altro erano super scontati perché costavano la bellezza di 100 euro, 100 euro e passa, 100 euro qualcosa, e li ho pagati alla fine 30 euro, quindi li ho pagati 165 SAR, e niente, quindi sono molto contenta perché li cercavo, ce l'avevano anche in altri colori, ma alla fine ho optato per il nero perché so che è quello che si abbina di più, e di solito quando si guardano queste ragazze nella running community hanno sempre questi completini fighissimi, magari tutti lilla, tutti fucsia o cose di questo genere, effettivamente sono molto carini, però poi alla fine mi ritrovo a usare più i completi neri, quindi alla fine ho deciso di optare per i neri. Poi ho preso delle cose da Ted Baker, quindi adesso vi farò vedere cosa ho preso da Ted Baker, in realtà l'ho già tirate fuori e l'ho appese a delle grucce, quindi le prendo adesso. Allora, ho preso 2 cose, ho preso una cosa da ufficio, ho preso questa t-shirt in tweed nera con, non so se lo vedete che è in tweed, con questi bottoncini davanti, è super carina, ha i bottoncini sulle taschine perché ha 2 taschine qua davanti, non so se si vedranno, eccole qua, e è cropped, non è troppo lunga, dietro c'è di nuovo il bottoncino, guardate, è super carina, mi piace un sacco, l'ho già utilizzata e mi piaceva tantissimo. E poi ho preso invece, aspettate che appoggio questo e poi
faccio vedere l'altro. Ho preso questo vestito azzurro per il commencement. Nei prossimi giorni ci sarà il diciamo il festeggiamenti e la celebrazione delle lauree di quest'anno, sia dei master che dei PhD student. E io sono PhD student, cioè ero PhD student, quindi adesso devo fare questa, partecipare a questa celebrazione, e ho comprato questo vestito che mi piaceva un sacco. Ricordo un po' vagamente quelli di Ulla Johnson. Ha queste maniche un po' trasparentine con questi bottoncini sulla manica finale, mi piaceva un sacco. E poi ha tutti questi dettaglietti, vedete, fatti così qua davanti, il collo leggermente altino, le maniche appunto come dicevo sono leggermente trasparenti, e la gonnellina non è proprio cortissima, tenete conto che arriva più o meno al ginocchio. Mi piaceva tantissimo anche la parte dietro che si chiude così, e è fatto così, è proprio veramente carino. Non l'ho pagato poco, perché tenete conto che se conoscete Ted Baker non è proprio economicissimo, l'ho pagato mi sembra un 200 euro più o meno, e la maglietta l'ho pagata 80 forse o 60, non mi ricordo se 80 o 60 euro. Comunque questa è, questi sono i miei acquisti da Ted Baker, mi piacevano un sacco entrambi, e niente, uno è più per l'ufficio, uno è per questa occasione diciamo, e poi se avrò altre occasioni di questo genere. E niente, adesso chiudo, andiamo sotto ad aprire le due caselline mancanti. Mi stavo dimenticando del fatto che ieri ho comprato delle cose da Bath & Body Works. Ho preso questa che mi piaceva un sacco, è della linea, quella collezione natalizia. Allora, di solito qua le collezioni natalizie non ci sono, però hanno occasionalmente delle cosine che magari arrivano. Noi chiaramente qua c'è scritto Noel, non è scritto in inglese, quindi per loro andava bene. Ed è alla vaniglia, si chiama Vaniglia Bin Noel. Mi è piaciuto un sacco, e proprio semplicemente un mist da spruzzarsi addosso così, giusto per... E mi piaceva un sacco, e quindi niente, ho deciso di acquistarlo. Tra l'altro c'era anche uno sconto, quindi anziché 100 SAR, che sono 25 euro, costava 25 SAR, quindi più o meno 6 euro, ecco. Quindi alla fine ho deciso di prenderlo. Ho preso anche una candela, che però vi faccio vedere perché è al piano di sotto. Tra l'altro ragazze, durante il viaggio ieri stavo leggendo questo, l'ho quasi finito, sono arrivata, diciamo, sono a buon punto del libro. Mi sta piacendo tantissimo e so già che piangerò, ne sono già convinta. Quindi se amate i gatti vi consiglio questo, non so, penso che esista anche la versione in italiano, è bellissimo. Questa è la candela che ho preso ieri da Bath & Body Works, ne avevo già presa un'altra, avevo preso questa qua, Dark Velvet Wood, però questa qua mi sa però più di natalizia, e non so perché mi ricorda dei bei tempi quando abitavo in Inghilterra, che avevo preso delle candele da Yankee Candles che si chiamavano, mi sembra, Snowflake Cookie o una roba del genere. Guardate che carino anche sopra. E niente, non ho ancora accesa, l'accenderò penso stasera. E niente, adesso andiamo a aprire i calendari dell'avvento come al solito. Tra l'altro noterete che c'è meno casino perché non c'è più né mia mamma né Andrea in casa. E dunque devo aprire, presente dall'8 mi sembra. Oddio, aspettate, no, l'8 l'ho già aperto. Il 9 e 10 devo aprire. Quindi apriamo il 9 e vediamo quale che mi ispira di più per farmi la colazione stamattina. Questo qua è un giallino, vediamo cosa dice. Spooky Spicy. E vediamo il 10. Dov'è il 10? Ragazzi, non lo trovo. Ah, è da su. 10, vediamo invece cosa propongono qua. Qui invece propongono, mannaggia, non lo leggo. Si chiama Festive Spice. Allora, vediamo quale mi ispira dei due, perché tanto avendo saltato un giorno non so esattamente quale prendere. E poi devo aprire il 9, questo qua grossa, e il 10. Ecco qua il contenuto. Allora c'è una full size di Caudalie, questo è un Purifying Gel Cleanser, questo qua non l'ho mai, anzi cleanser scusatemi, non l'ho mai provato, quindi sono curiosa di provarlo. E poi all'interno dell'altra casella, quella del 10, c'era questo pennello di Elf, e molto carino, ho avuto in passato dei pennelli di Elf e mi sono sempre piaciuti. Buonasera, allora io ho appena finito di lavorare, anche se oggi devo dire che non è stata particolarmente produttiva perché sono in una fase in cui sto aspettando un sacco di permessi e di ok da parte del mio capo, e fin quando il mio capo non mi risponde praticamente non posso procedere quasi con nulla. Comunque vabbè, adesso vado a correre, che poi stasera devo cenare presto e andare a dormire presto, perché questa notte mi devo svegliare tipo alle 3 perché ho il taxi alle 4 per tornare a Riyadh. E tra l'altro vi faccio vedere il mio outfit da corsa. Oggi ho il top di Stronger, che è forse uno dei miei preferiti. Questa forma non so perché su di me mi piace un sacco, perché forse perché ho le spalle muscolose, quindi mi piace molto come mi sta questa forma. E poi ho gli shorts sotto, quelli che ho preso di Alo Yoga, mi piacciono un sacco, è la prima volta che vado a correre con loro e ho sentito che sono, non dico miracolosi, ma sono ottimi per andare a correre, quindi oggi li provo per la prima volta. E niente, quindi adesso vado a correre, poi dovrò recuperare qualcosa da mangiare perché il frigo è praticamente vuoto, più che altro per quanto riguarda la verdura, che non ho più nulla, quindi devo un attimino organizzarmi su quello. E niente, poi veramente devo fare tutto un po' di corsa stasera,
sera, perché devo andare veramente a dormire presto per via della, insomma, del viaggio di nuovo a Riyadh. Comunque poi vi darò degli aggiornamenti, perché credo che questi continui viaggi a Riyadh vi abbiano un po' confusa e vi devo dare delle spiegazioni, ve lo giuro, ma fino a quando non è tutto a posto e sistemato non vi voglio dare nessuna informazione, diciamo così, che poi magari cambiano le cose, quindi ve ne parlerò quando sarà un pochino più certo. E niente, un po' anche poi per scaramanzia, sapete. E niente, adesso vado a correre. Buongiorno a tutti, allora io sono in fase partenza, sono le 4:25 di mattina, sono vestita per andare a Riyadh, ma volevo prima di partire, tanto c'ho il taxi che ancora 5 minuti aspetta fuori, volevo aprire velocemente le caselle di oggi, così almeno abbiamo già fatto questa cosa e poi vado a Riyadh e faccio il resto del vlog a Riyadh. Come al solito c'è il gatto che urla di là. E adesso apriamo, allora. Apriamo come al solito il tè. Tra l'altro stamattina non ho tempo di fare colazione, quindi devo farla in aeroporto. Allora, oggi è il 11. Eccolo qua. L'11. Eccoci qua. Questa qui ha una casellina viola. Vediamo cosa c'è dentro. E post party refresh. Carino questo, mi ispira come nome. Poi apriamo velocemente l'11 qua, così abbiamo già fatto questa casella. E poi domani apriamo l'altra. Allora, ho trovato questa Cetaphil, che è una moisturizing lotion per la sensitive skin. Questa non ho mai provato prodotti di questo marchio, ne ho sentito tanto parlare, non ho la minima idea, fatemi sapere se è buono, anche se so che è un prodotto tipo americano, se non sbaglio, non so se sia prodotto negli Stati Uniti, comunque non sono solita utilizzare questo tipo di prodotti, però sono curiosa di provarlo comunque. Adesso lascio tutto così e corro, che c'è appunto il taxista che mi sta aspettando, vediamo un po' se mi sono presa tutto, sì, adesso vado e niente, ci vediamo poi a Riyadh, credo. Allora, ho finito le cose che dovevo fare, sono in un ristorante italiano che non so cosa sia, ho preso una zuppa di funghi e guardate che carino. Comunque non so se ve l'ho accennato, praticamente sono qui per questioni di lavoro e che appunto, come dicevo, ve l'ho già accennata, ma vi spiegherò poi più avanti quando tutto sarà a posto. E niente, quindi in realtà adesso credo che mi farò un giro per il mall prima del mio prossimo meeting, perché ho il mio prossimo meeting alle 4 e tenete conto che sono letteralmente cotta, non vedo l'ora di tornare a casa a causa questa sera e mettermi nel letto a dormire, perché sono devastata. Tra l'altro ho il volo anche abbastanza tardi, perché mi sembra che parta alle 22, quindi significa che arrivo a mezzanotte a Jeddah, quindi vuol dire che ho ancora un'ora di macchina per arrivare a Kaos, quindi arriverò di nuovo tardissimo. E domani devo assolutamente fare del lavoro in ufficio. Oggi mi sono presa appunto questa giornata, gli ho parlato al mio capo, gli ho detto che appunto devo venire qua per questioni di lavoro e niente, quindi semplicemente sono venuta. E siccome ho ben 3 ore e mezza prima del mio prossimo meeting, appena finisco di mangiare credo che andrò a farmi un giro per negozietti e niente, poi nel pomeriggio credo, anche perché devo ancora comprare dei regali di Natale, quindi ne approfitterò credo per comprare qualcosa e niente, quindi adesso mi rilasso guardando un po' qualcosa, non so se su YouTube o qualcosa del genere. E sono devastata, vorrei andare a dormire adesso istantaneamente, credo. Ho preso la zuppa di funghi e poi ho preso, vabbè, mi hanno portato queste che sono delle focacce. Vivere in Arabia Saudita vuol dire anche poter lasciare il telefono in carica e la borsa, questa è una borsa di Celine, e le mie cuffie, al tavolo del ristorante quando siete da sola, andare in bagno e tornare. Buonasera, allora sono in aeroporto di nuovo, come potete vedere, sto tornando verso Kaos. Sono state giornate pesantissime e penso che sia più o meno capito, anche se non l'ho ancora accennato, che i motivi per cui sono qui a Riyadh in questo periodo sono per motivi lavorativi, diciamo, riguardanti il mio futuro, ecco, mettiamola così. Non vi ho ancora dato dettagli perché comunque per scaramanzia sono sempre quella che non dice mai nulla fino a quando non è certo al 100%. Scusate, mi stavo strozzando. E comunque niente, adesso torno verso Kaos e non ho vloggato nulla perché appunto essendo qui per lavoro non è che abbia, diciamo, cazzeggiato più di tanto, ecco, mettiamola così, quindi non c'era onestamente niente di bello da farvi vedere. E quindi credo che continuerò probabilmente questo vlog domani, che sarò invece a Kaos. Apriamo insieme le caselle che ho mancato, perché stamattina l'abbiamo aperto, vista la casella, cazzo non mi ricordo, devo andare a controllare nei clip. Comunque in ogni caso, da domani sono di nuovo a Kaos e nei prossimi giorni sarò un pochino più rilassata perché devo fare soltanto le fasi finali dell'archiviazione della tesi e poi ho praticamente soltanto da fare le prove per il commencement e il commencement vero e proprio, e poi ragazze finalmente me ne torno in Italia. Non sono ancora in vacanza perché lavorerò da remoto la prima settimana, però poi
dal 21 in poi sarò ufficialmente in vacanza, ragazze, non vedo l'ora. Quest'anno arrivo alle vacanze di Natale devastata in pieno, sono letteralmente morta. E l'unica cosa positiva di tutti questi viaggi che ho fatto, che siccome non sono pendolare da tanto tempo, e quando ero pendolare leggevo tantissimo, infatti mi ricordo soprattutto durante la triennale, quando facevo Pinerolo-Torino in treno tutti i giorni, passavo un sacco di tempo a leggere, leggevo tantissimo. All'epoca facevo la Book Challenge, che mi è sempre piaciuto tanto ridere, leggere, e quindi fondamentalmente mi piaceva molto questa idea della Book Challenge. Adesso è da tanto che non riesco più a farla, quindi leggo una volta ogni tanto, insomma, quando posso. E in questo viaggio diciamo che sono riuscita a leggere ben 3 libri, quindi non è male. Allora, eccomi qua con la casella numero 12, non la trovo, dove è finita? 12. Allora, eccoci qua. Eccola qui. Tra l'altro, scusate, mi sto filmando col telefono. Peppermint Candy, questo me lo faccio oggi a colazione. Spostiamoci qua, prendiamo la casellina numero 12. Adesso apro con una mano, non so se riesco, quindi devo posare. Ah, questo invece è un conditioner per i capelli, molto carino tra l'altro, in una travel size che è anche comoda. Guardate che carino, non ho mai provato questo marchio, io sono contenta però di provarlo.